inserimento dei colloqui con la famiglia. Allora, una volta aperto il registro Spaggiari, andiamo in colloqui con la famiglia. Aggiungiamo un'ora di colloquio. Ricordate che i colloqui possono partire dal 17 di ottobre, quindi ne metteremo uno, ad esempio, giovedì 24 ottobre. Scegliamo il luogo di ricevimento, nel collegio abbiamo scelto a distanza, e inseriamo la nostra ora di ricevimento. Tenete presente che per le ore di ricevimento possiamo scegliere tra 0, 1 e sesta ora, oppure se vogliamo farli di pomeriggio sceglieremo ad esempio settima ora o ottava ora, e dobbiamo inserire l'orario dalle alle. Quindi, se scegliamo ad esempio la terza ora, l'orario ci viene proposto in automatico, scegliamo il numero di genitori 4 in questo caso e confermo. Se invece voglio inserire un'ora di colloquio pomeridiana, allora, inserisco sempre il 20 di qual è? Giovedì, il 24 di ottobre, a distanza, inserisco come orario di ricevimento la settima ora ed inserisco l'orario. Attenzione all'inserimento dell'orario perché va inserito ad esempio 16:00, ci vanno obbligatoriamente i due punti, alle 17:00. Scegliamo il numero di genitori, in questo caso 5, e clicco su conferma. In questo caso ho per il 24 di ottobre ho dato due disponibilità. Una per quattro genitori dalle 10:05 alle 10:55 e un'altra dalle 16 alle 17, disponibilità per 5 genitori. Nel momento in cui voglio visualizzare il dettaglio, ecco, non risultano prenotazioni, ma questo lo potevo vedere già direttamente da questa schermata. Se non ci sono persone prenotate, è già. Diciamo non ho nessun genitore prenotato. Posso modificare il colloquio e in modifica posso inserire un avviso per i genitori. Quindi questa è una prova. Ed inoltre posso aggiungere i genitori al colloquio. Quindi se faccio clic sul più incomincio a inserire un alunno, ad esempio Vittori, e vado a selezionare l'alunno tra tutti gli alunni che mi vengono presentati. Greta, vediamo quante Greta ci sono. Ecco, Vittori Greta, quarta B, liceo classico. Posso anche inserire quarta B, C, e mi darà tutti gli alunni della quarta B, della quarta B classico. Ad esempio, inserisco la Vittori, posso inserire il numero di cellulare, l'indirizzo mail o un altro contatto. In questo caso, se io clicco su conferma, automaticamente Vittori Greta risulta prenotata al colloquio. Se voglio visualizzare il dettaglio, e questo è da fare per ogni alunno, in Link Live posso inserire il link creato per il Meet, creato in precedenza. Nelle note posso inserire delle note mie personali e nell'avviso per il genitore dovete inserire il link che avete creato per il colloquio, il o i link, perché abbiamo due possibilità. Possiamo creare un link generale da utilizzare per tutti i colloqui, oppure un link per ogni colloquio. Il mio consiglio è utilizzare un link per tutti i colloqui.
Apro Google, così vi faccio vedere come creare il link per il colloquio. Allora, vado sulle app di Google, vado, cerco Meet, clicco su Meet. Una volta che ho cliccato su Meet, vado a creare un Meet all'istante. Oppure, meglio farla in un altro modo. Vado sempre sulle app, prendo il mio calendario e all'interno del calendario vado a sfogliare, metto il 24 di ottobre alle 10, ecco, e creo il mio colloqui settimanali, lo chiamo così. Giovedì 24 settembre, poi posso ripeterlo ad esempio tutti i giovedì, quindi posso settarlo in maniera tale che questo venga ripetuto tutti i giovedì, quindi si ripete ogni settimana di giovedì. Oppure posso scegliere di personalizzarlo. Allora, personalizza, ripeti, non per una settimana, ma nemmeno per un giorno, dal 23 fine, data di fine è ora non ricordo, mi pare il 21 di dicembre, quindi data fine 21 di dicembre, ripeti ogni settimana. Il giovedì fino al 21 di dicembre, fine. Quindi tutti i giovedì fino al 21 di dicembre, che è la scadenza per i colloqui settimanali, avrò a disposizione il mio link. Aggiungo una videoconferenza e questo è il link da copiare. Quindi copio il mio link, CTRL C, oppure destro copia, oppure vado sul link così e faccio copia indirizzo link su questo. Fatto questo, faccio salva, dopodiché devo aprirlo, partecipa con Google Meet, così vediamo se il link funziona. Spengo la telecamera e vado ad impostare il link. Impostazioni. In impostazioni posso scegliere microfono, mi servono le generali. Ecco, e qua ho tutte le impostazioni del caso. Partecipa. Questa è la partecipazione diretta. Vado sulle impostazioni e sulle impostazioni inserisco attivare, attivare accesso alla riunione attendibile con limitazioni. Chiunque non abbia ricevuto un invito deve chiedere di partecipare, incluse le persone che si connettono via telefono. Allora, questo deve essere spuntato in questo modo, altrimenti le persone che accedono possono accedere liberamente. E invece così tutti devono essere ammessi alla videochiamata. Chiudo, in questo caso posso chiudere la mia videochiamata, chiudo il calendario, posso chiudere anche il Meet che avevo aperto, dopodiché vado in visualizza dettagli e incollo il link per il genitore e lo stesso link lo incollo per me stesso. Chiudi e ho creato il mio colloquio. Il giorno del colloquio clicco su visualizza dettagli, faccio avvia colloquio live. E viene preparato direttamente il colloquio. Richiudo, partecipa,
Se vado a vedere le impostazioni dell'organizzatore o con limitazioni, dopodiché, quando arriverà la persona, sarà ammessa direttamente. Richiudo il mio, avete visto, ho cliccato direttamente su Avvia Colloquio Live. Se invece voglio vedere il registro, cliccando sul registro, posso vedere tutti i dettagli dell'alunno. Ecco, lo chiudiamo. Quindi, fatto. Se voglio eliminare un colloquio già fatto, vado in modifica colloquio, cancella ora di ricevimento, conferma, conferma e ho cancellato la mia ora di ricevimento. Modifica colloquio. Cancella, conferma, conferma. Fatto, grazie.